Robis da Mats. Saluto, saluto! Saluto! Oh! Come sei? Bene, bene! Vada, vada! Vada! Vada, vada! Vada, vada! Me pasa un selfie. Ecco qua, grazie, sono arrivato. Fa il saluto. Ciao, guarda che qua è una manica di matti qua, Saluto! Facciamo un selfie. Invece un bravo ragazzo, io lì chiamo l'assessore alle finanze. Le finanze? Lavora come? No, finanze, sì. Enzo Boscarol, faceva molto serio, è un che lavora. Boscarol? Boscarol, sì. Ma che c'è fa a cuore il mio libro? L'unica roba che mi ha detto la ciao! Che da quando che sono la roba che lo riesco sono mettere a fuori le dame e le robe così. E mi ho detto, posso, certo qua, cosa vuole sto qua? E cosa te ne dà che ha detto dopo? Una merda dopo così, Hai gatti la fuori acceso fino un momento prima cosa vuoi? No, era tanti anni che non c'è. Svodava le fogne. Svodava le fogne, sì. No, ma che noi usava così, perché una volta la vasca da svodare, che aveva il bidon dell'ata col legno, e dopo devo buttare in all'orto di qua e di là, ti portavi di qua e di là, col cimafico, quella roba lì, no? Perché era con cime. Sì, con cime, con cime, no? Ma noi... Look at me, it really was not easy, but I can breathe, and I'm so grateful 'cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me. Ooh, how I touch the sky.
easy living all alone. My friends try and tell me, find a man of your own. But each time I try, I break down and cry, 'cause I'd rather be home, feeling blue, saving all my love for you. You used to tell me, we're gonna run away together. Love gives you the right to be free. Oh yeah, then you said, be patient, just wait a little bit longer. Cause tonight is the night I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. I'm saving my love for you. E tu mi scrivi, come si può perdere con un figlio dal fronte come te. Mamma, bisogna vincere, vincere vincerò, farò tutto il possibile per non fermarmi più, il resto mammero e capallo tu. Il mio cuscino, il gruppo l'hai portato, sono soldato, non serve più. Lunis Adriano, si è morto. E che lavorava tanto, abitava a Portia lui, e lavorava alla Zanussi. Insomma, per prima mi sono buttato, no? E ho detto, parto di qua, perché era più un lunghetto lì. Parto di qua, arrivo là, no? Non arrivare neanche a metà, Ho dovuto ritirarmi, e ho detto, Muli, guarda che qua è grave, no? Non è come il mare, no? E uno che voleva buttarsi, no? Allora parte che se si soffoca, me lo so. Insomma, da lì ci parlo, no? Un po' gariadito lui. E un po' su, porta fuori. Ma ti porta via le forze. No, perché un po' di acqua. Acqua di zonco. Sì. E acqua di zonco, tanto non c'è la corrente. E ti dici, vuoi arrivare lì? No, no, ieri era chiuso, perché ero fatto con la prostata. La cava, la cava. Ieri era fermo. Ma che portava via le forze. No, perché è molto... Non sei leggero, c'è il marketing su. Ti sta molto. Le gancialle. Le gancialle, metti a dire, devi sempre bene. Ma che roba, c'è un po' una fila. Però bisogna che facciamo un finto brindisi di tutti quanti che fanno una ripresina. Bene. No, ma tutti chiamo acqua. Eccola. Un attimo. Eccola. Bene. Ecco la grappa, ecco. Che dosa di acqua, di nero. Ognuno quel che piace. Signori. La gnape bune. Dai, vieni qua. Giuliano, mi metto qua. Ok. Qua, stato meglio di qua perché ho la luce giusta per quella. E questo? Vai, gnappi! Gnappe o trappa? Sotto questo che da noi qua c'è l'altro, vediamo adesso la bici.
Super! È tutto il contrario! Perché mi noi ero per giocare, mai non lo. Noi ero campione. E era dei campioni con noi. Quando la zecca è diventata. Dica iniziare a giocare, era. Vuol dire che ha già Appio, Mareghetti, Appio, Appio, l'Appio è quel moro riccio mediano, mediano. Vengo ancora di telefonarvi. A chi Appio? Perché qua il numero. Guarda che abbiamo trovato lì, ma Rino, lo abbiamo trovato. E quel che era con la Roma, quel Matos, da chi era? Con la Roma che ha giocato. Giuliano... Si parlava stamattina, Marchese, Marchese Giuliano che è un delinquente, ma un delinquente Marchese adesso, sta sempre un delinquente. Ma sei ancora vivo? Ma penso di sì. Boh, meno male, dai. Sarà sta che avrà fatto più anni di galera che anni fuori. No, ma non Paolo, è tipo... Crimi. L'ultima volta che cosa vuoi, faceva il butta fuori del casino di casa. Perla lì, la Nuova Gorica. Come Sicilia, che tu hai scelto quello. Quel mestiere. Sicilia amministrava puttane, Sicilia. Giocava, non vieni fuori dopo quello che... No, tagliamo quel puttane. Tiriamo via. No, amministrava le escort. Le escort? Che più elegante. Le oggettine. Amministrava le oggettine. Ma Sicilia amministrava le oggettine. Sì, ostia. Lui era il Tiffany, no? Ecco il primo avventuriero, dai. Vai bene! Vado a fare il soffla, c'è la dentiera sulla che bella quella scena, Roma da mettere al canale 5, paperissimo. È rimasto così male, povero. Oh, nessuno che ha mangiato la torta, nessuno che ha mangiato la torta in cucina. Vieni. Ciao. Ciao papi coglioni, difenditi. E sarà a dormire questa sarà ora dormire, qua. Sarà a dormire Tommaso. Dai, 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 dai. È ora di svegliarsi adesso. Tutto telecamera. Tutta roba tutto elettronica, vero? Oh, e dove sei sto che sono i tre ore che ti clami? Ah, ecco, vengo sulla terrazza, vengo. Vengo sulla terrazza. Vengo sulla terrazza che ti presenti i miei amici, eri in collegio con me. Boh, ma mettiti in ordine con ciappiello, peteniti allora. Peteniti. Vengo sulla terra. Oh, ecco. Sì. Ma non sta a farmi aspettare mezz'ora però. Oh, ecco. Sì. Oh, questa è mia mamma. Buongiorno. Che bella signora. Che in Cagliari in collegio con me ieri. Sono laureato, sto fuori che io. Non sa comportarsi lui. Ecco, io non ho infatti studiato, questo vostro. Un applauso a questa bella mamma. Un applauso. Ma tu mi farai un caffè. Dopo con il tornetto mi fai sul caffè, no? Se sono in disordine, no? Sono d'accordo.
Il tour de Cossis. E te vedo ti un po'. Ma come si ordena? Preferisci la grappa che il caffè? Daresti tu di fare solamente tre caffè? Voglio caffè. Tu Pasquale. Il salotto? Ma no, ma lo partengo io dopo, ma dopo semmai, vedi se vi invoglia, dai. Intanto ringrazio che sia stato reso disponibile, ecco. Io sono di la roba. Tu mi porti sempre qua che sei tanto in disordine. Dio. Ma vuoi proprio sei tanto in disordine. Va bene la lenga, però è stato io. Benone. Sì, mi è piaciuto, non ho mai detto cos'è il cattivo, qualche domanda di farmi. Ma Lorenzo difendimi, quello che mi dici che i quattro senga se fanno ma quello che fai che mi manca proprio questo perché avevo finito la scheda, lo cambiamo, scusa che viva, ok, ecco i dacche, bene, grazie. Ma te senti, no, che è buono, niente da dire, ragazzi. Mi lo vedo proprio qua sul Rubino. Se lo nota bene, questo Rubino qua. Questo è un uvaggio, tre vini, uva fragola, più Franconia. Più Clinton. E più Clinton. Però, che c'è per Clinton non fa una novità assoluta nella mia cantina come questi grandi amici che ho ritrovato. Sì. Ma racconta che c'è bene, veramente eccezionale, sì, La prima volta che vedo una cosa del genere. Come allora, signor Diana, è lui. Torniamo a fare un altro cilindro. A noi qua. Ok. Riusciranno i nostri eroi a fare le foto? Riusciremo a venire filmato questa sera? Sì, per caso. Voilà. Voilà. Cacchio. Sei de caro. Guarda qua che roba. Bisogna che te mi dia qualche foto, perché mi bisogna che le metto su Facebook e i miei amici. No, perché sennò non c'è il colpo, me li vedi tutti, so. Sì? Già su Facebook, tutti si accorto. Sì? Io ho visto prima Diana, che lo ha sputanato. Ah, ma perché mi ha sputanato? Poi mi chiamo San Nicolò. Ma se non come? Ah, così, ma voto San Nicolò. E Babbo Natale, questo è a Natale, non fa molto famiglia. Ieri con per tutti, tutti... Via tutti! Vai in moto lo stesso, sta qua, dai! Sì, vai in moto lo stesso, dopo quattro... Una moto, che si è andata senza... Veramente non so, ma laggiù questo è certo però. C'era una volta in Ebus e adesso non c'è più. Un bel giorno un allegro festone e credevasi il gran Salomone, dopo aver servito il caffè, fece batter d'urgenza il chitè. Noi vogliamo uno sbocco sul mare per poterci ogni tanto lavare. Detto questo si armò dell'ombrel ed in sella montò alla snell. Onebu, che te vorrai con la plebel. Era una volta in Negus e adesso non c'è più. Se mi porgete orecchio, vi dico come fu. Come fu, veramente non so, ma laggiù questo è certo però. Era una volta in Nebu, e adesso non c'è più. Le sue truppe, sebbene agguerrite, son battute, disperse, inseguite. I soldati venuti dal mar, dal suo ghetti lo fanno sbocciar. Per timor di una nera vendetta, si fa radere baffia barbetta. Ma se pure riesce a scappar, mai sul trono potrà ritornare.
meglio che con quei pensieri. C'era una volta il nebu e adesso non c'è più. Se mi porgete orecchio vi dico come fu veramente non so, ma laggiù questo è certo però. C'era una volta il nebu e adesso non c'è più. Agli amici diremo così, la commedia Messeri Pini. C'era una volta il nebu, adesso non c'è più. Ma siamo un centro storico. Ah, centro storico proprio. Guarda che bello quello che il Barreddo, scusa, aspetta, vedi che faccio un primo piano al Barreddo, guarda che merita. Ragazzi, ma sei curioso, ma se mettessi sto cialetti qua. Avendo chiaro, vero? Ancora più peggio, così, guarda che roba. Bellissimo. Ancora meglio. Erving, un giorno da leoni! Già da... Comunque questa qui è la grande galleria regionale e di arte contemporanea. Cioè, ok, sì, sì, dell'arte. Le... Sì, sento ancora parlare. Sì, sì, sì. È molto bella quella piazza qua. Pedonale. Una pedonale, sì, appunto. Soprattutto. Una delle prime pizzerie che del Friuli Venezia Giulia è questa qui, la pizzeria Leon d'Oro di Gradisca. Di Gradisca. Una delle migliori, è una delle più vecchie, più vecchie insieme a quella di Udine, che è sempre quelli. È chiusa, adesso per il momento è chiusa. Una delle vecchie, dicevo, sì, del XV secolo. Questa qua. XV secolo. In parte del palazzo Coassini, che era una sua moneta, aveva sì, era fatto proprio uno stato a parte. Era seduto come colonnello. Allora questo è il viale che si seguiva a piedi dal collegio per venire in chiesa, no? E al cinema. Al cinema Coassini, che si pagava 40 lire, quell'isola è il cinema Coassini, e questa è la chiesa dove si veniva a messa ogni domenica, tutti regolarmente in divisa blu con la cravattina e tutti in fila per due, dal collegio fin qua. Che la fa? Sì, piano piano. Che la fa, sì. Aspetta che mi metto il casco. Vai. Tanti lambecchi qua, tante robe, no? Dio, porca. Ciao, guarda. Perfetto.
chiamato Vanuti perché ho mancato. Bella giornata, eh? Ma dove le cammelle la mia macchina fotografica? La gara Roberto! Che voglio farmi una foto ricordo! Un selfie? Devo farti un selfie, sai cos'è il selfie? Parliamo un selfie, dai, insieme, dai. Aspetta che questa qua è la gala automatico, Italo. Senti cosa vuol dire? Faremo una automatica. Allora, la mettiamo qua. Tutti insieme, una. Tutta la strada. Sì. Quindi arriva al giro contrario. Noi praticamente si arrivava su da lì, quella via lì. Ah, vabbè. Ecco che arriva col sede, con la moto carosina. Qua in questo preciso posto suonavamo con la banda ogni domenica e la gente veniva qui e ci ascoltava e alla fine ci davano il panino con la Pepsi Cola. Questi sono i giardini di Gradisca e la piazza. La piazza. Il caffè centro. Il teatro, caffè teatro e il teatro. Guarda che è là con la moto. Va! Ma cosa che viene qua in mezzo? Ah! Vieni! Ecco qua, Enzo Crimi, Deanna Renato e Terpin Roberto. Il colonnello che scende dalla moto carrozzina. Colonnello Rommel. Abbiamo appena paracadutato, perché? E l'abbiamo recuperato. Volte Gradisca, e come vedete questa bella atmosfera di Gradisca, guardate, oh, guarda, meraviglioso, abbiamo. Adesso mi faccio il selfie anche mi. Ecco qua. Dietro, anche la pineta dietro e la rotonda, qui. Verde. Siamo delle persone degne di nota. Sì, volevo andare a fare qualche foto lì, al Torion, no? Al Torion. Però dopo per andare fino a via, c'è la macchina. Gelato. Italo. Parcheggio e anche la passa sopra. Allora mi ricordo che era dalla banda, no? Allora gli aveva detto noi proprio in partizioni, non è mica facile, perché bisogna suonare camminando. Ma è un camminando talmente lento che sta su con una gamba, per l'equilibrio. Bisogna sopprimerlo, insomma, non mi ricordo, Fiorio, no? E noi si aveva il maestro Diorio che ne tirava la bacchetta quando si sbagliava a suonare. Diorio era il maestro di banda, che c'era quel bel no? Bel messo. Invece quel decanto, Loccio De Viero,
lui guardava la via e poi tirava la bacchetta là. Aveva un moto da vetro. Ed è Don Toniotto, ti ricordate Don Toniotto? Sì. Con quel cappello. Che ti dava più le donne che il canto. Lui ogni volta lui la cala, lui ne parlava solo della cala. Lui era innamorato della cala, la prete qua. Ieri invitati persone tutti in un certo livello, professori, più di musica, no? E ieri mi scappì, era che suonava il piano, no? A questo punto non so più mi fa, invece andare, no? Certo, non so solo, insomma, sono stato coinvolto in quel momento lì, Allora sono andato quel che Posner mi aveva insegnato il suo motivo, no? Allora lui cominciava a suonare il piano, e lì suonava il tocco, no? Il suono arrivava tutta la terra, da poi non suonava più, ma cosa guarda suonava? Alle prime armi lì, no? E il giorno dopo, o due giorni dopo, che avevo lezione con me, prete lì, no? E mi fa, fammi scrivere il motivo lì, non so. Acciappavo bei voti, del musica. Però se scappi non andava via, mi temo se il complesso. Quindi lui non ve lo porta via. Giuliano, metti su la baretta, eh! Dove ti sopra? Questo, eh! Eh sì, bravo! Che so! Va! Mi spiego, dai! Ecco! Devi anche te con noi? No. Addio. Andiamo a piedi. L'autista. Stiamo a poco. Sì, l'autista. Portami al casino, al quasini. Non al casino, al quasini. No, casino. Villa Celeste. Ma chi era il barone di Villa Celeste? Non mi ricordo. Che aveva una moto come questa? Sì. Sì. Guglielmo. Guglielmo. Guarda che bello c'hai che te ha. Ma senti, era lui il boss. Sono come Rome che sono messo. Oh, ti manca domenica metà di 30 qua sopra. Sì, vero? 30 qua sopra. Vedi che... Questa moto qua non è un Cybertruck, qua c'è, attira due ruote, cioè vedi queste due ruote. Sei capace di venire qua? Sì. Fa un saluto! Guarda che qua!
Dio, Banca di Cividal, perché ha fatto anche il saluto così, tieni presente che ha salutato così un direttore di banca. Ho detto prima che pensavo che i matti fossi solo dalle mie parti, ma non trovi anche qua gradisca. E non è più matti qua. No? Non è che più matti qua. Devo fare una ripresa anche. Gli è arrivato anche il direttore da Baggio di Civitella. La testa dell'Aquila sulla sinistra, capito. Perché sai come che sei, sì, i redentisti, sì, dopo che sei, no, roba che succede. Comunque questo qua era l'ingresso a nord che era di Gradisca, insomma. Bello. Ma dentro è un paese o come? Ah no, dentro la fortezza. Tutta la fortezza, dentro. Tutto dentro della fortezza. Ah, capito. Che ti ho detto prima che hanno buttato sul ponte, hanno buttato giù le mura e quelle in parte per fare la strada. Sì. Però questa qui è la fortezza. Fortezza, no? Che c'è. Guarda, oh, fai un filmato qua ai cancheri del portone, vieni qua. Guarda. Guarda che roba. Ah, i ganci, cioè, guarda i ganci del portone, eh? Madonna, è bello, cioè. Io voglio. Dopo quante può andare per il Debrio, che sono stato tante volte, te va sopra il Torrione, eh? Sì, quanti, e si può andare su adesso hanno fatto bello anche su, sì? Lì anche sopra. Sono andato l'anno scorso, mi ricordo. Sì, adesso si può andare su anche qua. Madonna. Questa qua è la santa, diremo, sì. Fa parte. Sì, non so se era le prigioni. Era le protezioni. Era le protezioni, poi era caserme, era praticamente era dove era le guardie. Le guardie, la roba, no, perché era la fortezza. Bello, no? Ci sono gente su. Se potevo sul grandando. Ma c'è uno dei borghi più belli d'Italia, da provincia di Gorizia, il borgo dove è Gorizia, che ha perso il confronto con... Guarda che mura, ah, ragazzi! Guarda che da lì te una bella... Io, Abbiamo tutto sull'isonto sotto, è tutto... Una bella visuale qua, eh? Sì. Pronti? Voi siete lì del Moulin, noi siamo qua sul Torrion che facciamo la guardia che non arrivi i marocchini. Arriviamo subito.
dai, che sei direttore della banca, andiamo, oh! Ribemo. Il direttore della banca, dai, che ti devo dare un escape, il libro, corri! Ah, beh, allora sì! Mola tutto! Mola tutto! Ah, per libro! Io beh. Allora sì, bisogna correre! Dai, che se non per libro! Questa è l'ora di spezzar l'ignobile catena che si sposa nel mar. Partite silenzioso, pronto infante, parte ancor. Irrompe da ogni petto un saluto pien d'orgor. Ciao, ciao, bel soldatino, vai, vai col tuo destino. Combatti fiero e ritorna vincitor. La tua mammina ti stringerà sul cuor. Vai, vai, bel soldatino, lontano oltre i confini, quando sarai sul campo dell'onor, dovunque arrivi tu pianta il tricolor, mentre il cannone romperà, so che il tuo cuor non tremerà, timore per la patria mai morrà. Ciao, ciao, bel soldatino, vai, vai, col tuo destino. Ti aspetteremo per salutarti ancora, bel soldatino, ritorna vincitore. Mammine, non piangete, vostro figlio partirà, così ne sorridete che lo sposo tornerà. Il vostro soldatino con amor stringete al cuor, e mentre che lui parte pure voi cantate al cuor. Ciao, ciao, bel soldatino, vai, vai col tuo destino, combatti fiero e ritorna vincitor. La tua mammina ti stringerà sul cuor. Vai, vai, bel soldatino, lontano oltre i confini, quando sarai sul canto dell'onor, dovunque arrivi tu pianta il tricolor, mentre il pallone romperà, so che il tuo cuor non tremerà, timore per la patria mai morrà. Ciao, ciao, bel soldatino, vai, vai col tuo destino, ti aspetteremo per salutarti ancora, bel soldatino, ritorna vincitore. Ex Duca d'Aosta, ora sì, istituto agrario tecnico statale. Allora, agrario. Sì. Agrario. Adesso stiamo. Si chiama il Brignoli, è stato fatto, realizzato negli anni 70. Sì. Prima c'era l'ex istituto Duca d'Aosta, che poi c'erano il famoso Don Miniossi, una persona molto, molto qualificata, stimata. La Roma, la signora Roma, che apparteneva ormai a una tradizione. Però senta Crimi, adesso cosa stiamo per fare? E stiamo andando a cercare di assaggiare il più famoso spumante realizzato nella storia del Friuli, ed è il Lemoppoli, che è stato presentato all'Expo a Milano l'altra settimana. È presentato dal dottor Fabbro. Quindi noi saremo anche uno dei pochi che lo assaggiamo. Fra momentino saremo ospiti
di questa signora che lei gentilmente ci ha accompagnato, ci sta accompagnando, spero, spero. No? Poi ad assaggiare abbiamo, questo famoso. Abbiamo fortuna, sì. Importante che adesso abbiamo levato via il casco a... al copilota al nostro caro amico Terpin, perché era riconoscibile, ci hanno chiesto i documenti per entrare perché non ci riconoscevano. Allora volevo dire, no? Mi ha detto Furlan Paolo, che io da qua lui, chi? No? Furlan Paolo, che dopo si è passato all'arte mestiale ci sta neanche due anni perché si sì. Faceva malato. Qua c'è stata la sepoltura durante la guerra. Qua? Sì, di quei ci sa nome. Sì, sì, INN. Esatto. E dopodiché c'è stato fatto questa rotonda. Abbiamo registrato tutto là, Questa non si è scappata, sì, vedi le cose. Quella lì, la porta dei Chiavi, quella lì, della cantina. Te lo dico mio perché ho visto cinque... No, i reporter che ha visto, reporter che ha visto le camere, quella lì ne porta. Serie, qua, no? Ma come ti presentiamo a te, scusa, adesso? Perché bisogna provare a fare una soluzione giusta. Sì, che colori? Cosa ti fa? Sì, adesso dobbiamo presentarti. Siamo degli esperti degli spumanti. Ti te devi dire che noi siamo della RAI. Sì. Cosa che diciamo di te? È responsabile di un progetto? Responsabile di un progetto? Di un progetto? Sì. Quel che sei, un libro? Sei. Un libro? Vabbè, scusa, no. Quel che sei. Allora, io sono un giornalista. E loro della RAI, servizio. Sì, dei reporter, no? Volevo dire... Senza ridere. Ma no, questo certo capello. Certo no, questo capello. Un certo Furlan Paolo, che era qua. Dopo si è stato trasferito all'arte mestiere. È stato due anni, neanche. Questa è l'ottobre. Di Gradesca? No, di Trieste. Questa rotonda. Questa rotonda, praticamente un abbellimento perché prima era la sepoltura dei ignoti. E allora che ha fatto questa rotonda? Durante la guerra. Così non è mai capito. Sì. Mi non posso confermare. Capisci? Se mi avessi detto più di una persona posso anche ci parla per buona. Appunto, esatto, così. Però Roberto, dopo di questo ne resta solo le scuole, no? Sì, 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 dopo come film. Però senti una roba, perché sì. Che mi ricordo a me adesso, no? Sì. Questi qua non io andavo sotto la bandiera di mattina come noi. No. No, no, questi no. Qua. No, questi qua andavo nella Cesetta, cos'è? A pregare. Cesa. A pregare ogni mattina. Ogni mattina. E dopo l'olio. E l'olio? L'olio prima di andare a fare la colazione. L'olio e dopo di che andava a scuole. L'olio di ricino? No, sì. Di ricino. No, non credo. Ma gli dava poco da mangiare questa gente. Di merluzzo? Merluzzo, ecco. Sì. Chi ne dava poco? Poco. Ne dava qua ancora meno. E qua ancora meno. Guarda, qua ha preso di noi. Sì. Non è che dire. Ecco, la cappella... Non so, perché era i preti, cazzo. I preti era peggio, sai? Peggio. Cosa? Madonna, allora Pasquotti, che lì qua a 12 anni, buscano che ha passato con il prete che era presidente, direttore. La storia è molto differente, ragazzi. Per punire un putello, radunava tutto il personale che sia presente. Sì, perché doveva vedere. Tutti i suoi collaboratori. Collaboratori e anche i ragazzi, diciamo, sì. No? Presenti per essere punito con questo. Altrimenti che umiliazione cos'è? Sì, ma lui voleva che tutti ascoltassero, no? Sì, sì, tipo... sì, sì, sì. Ecco, che il peccatore venisse... deve riconoscere il peccato, Che ha fatto di fronte a tutti. Buono. Quando mi ricordo, bello e brutto. Signori Rai del Salvador Giuliano. Ah, questo signor Giuliano. Sì, di cui si sente parlare alla radio. Sì, sì. Mi fa piacere. Ciao. Dietro un nome e una scritta c'è anche una persona. C'è una persona, sì. I baffi li cade poco però. Vuoi nascondersi? Ha detto i capelli bianchi, sì. Ha detto troppo puttanato ultimamente, allora qui... Bene, noi non vogliamo farvi perdere tempo, arriviamo al dunque subito. Se si può esattamente vedere questa cantina con questa... Domani mattina. Adesso no. Cioè di mattina perché adesso è chiuso. Cioè. Sì, è aperta questo solamente in orario spazione del programma. Vita in campagna. Vita in campagna, sì, quello della domenica mattina. Con Marco Buzziolo? Sì. No, Marco Buzziolo, l'altro, quello che se ne occupa adesso. La rubrica, quella, Vita nei campi. Non sì. Vita nei campi. Vita nei campi.
E hanno fatto le riprese, la RAI ha fatto le riprese il 30 maggio, RAI 3, perché siamo stati invitati al 50° del premio Noè, sì, qui. Ed è stato presentato il nostro prodotto, che è questo spumante Emopoli, che è piacere, io alla prima produzione. No, guardi, la notizia è... Sì, la notizia è questo, è un millesimato praticamente. Boh, l'ha seguito la professoressa, che forse è più indicata di me per parlare, però se per stanchezza ti sostituisco. No, vai, tu vai, velocità. È un millesimato fatto dai ragazzi che l'hanno seguito da quando erano in terza, loro adesso si diplomano e quindi è il loro percorso. È uno spumante metodo classico, quindi stesso metodo produzione dello spumante, con fermentazione in bottiglia e movimentazione manuale sulle pupitre, quindi stesso metodo di produzione. Insomma, è un uvaggio. È un dispiacere non vedere una bottiglia qua. È un dispiacere non dovremmo, enorme. Non dovremmo mica andare all'Expo. Prendete nota. No, le siamo già stati. Sì, ma non dovremmo mica andare all'Expo a assaggiare. Posso dire una cosa semplice? Sì. Assaggiare non possiamo, lo possiamo solamente vendere. Vendere sì. Solo vendere. Sì. Noi possiamo tornare a acquistare. No, ma adesso no, io non posso, perché il registratore di casa è chiuso. Allora tu, Crimi, domani, vieni qua. E compri un scatolone di millesimato. No, sì, è impegnativo. Ma devo impegnativo? Sì? No, non lo so. Voglio capire. 50% ribolla gialla. Questo perché lo Chardonnay è internazionale, come dite. È ribolla gialla. No, si lega allo champagne. Ma perché il crimine di venire da solo? Venite anche voi. Cioè, io vengo. Sì, e domani. Fate le riprese domani mattina. Vendita a 12 euro la bottiglia. Tanto per capire. 12 euro la bottiglia. Ma regalato, dai. Regalato. Ma 12 euro la bottiglia. Un vino di 3 anni, cioè questo è una vendemmia 2012. Ma non è un problema. Sentite, io insisto per una cosa. Facciamo uno strappo alla regola in qualche maniera. E ci potessi, l'avrei già adesso le bottiglie prendiamo. Ma domani abbiamo difficoltà a trovarci di nuovo a tutti. Io capisco, ma io sono nella stessa difficoltà. Cioè, non è che lo finiamo domani. Ci sono 700. Ma ho capito, ma insieme noi ci troviamo adesso. Domani è impossibile. Non è possibile proprio. No, perché è chiuso il registratore di casa, è chiusa la cantina. Ma beh, fate scontrino domani. Ma sì, a domani potete fare scontrino. Fate scontrino domani. Cioè, non sarà mica un problema per scontrino. Lei domani fa scontrino. Dai, prova. Trovale, per piacere. Io ho fatto 2 traslochi in 5 anni. Quindi? Però sì, quindi so più o meno dove che ho il libretto. Il libretto si riferisce al giardino? Sì. In giardino, sì, per la mostra. Esatto. Dovremmo averne uno anche qua a scuola. No, ma ce l'ho anch'io questo libretto, mi interessa. Ecco, capimi, ma forse nel perché così non combino niente con il libro, no? Perché una stampa sopra la stampa, ho capito. È che io adesso non mi ricordo, perché ho lavorato con la Tomasella. E anche con Tomasella, Paola, no? Tomasella, sì. Architetto. Lei è architetto, sì. E ricordo come adesso è riuscito bene con le cose. Non te che telefonare Adriano? Ciao, la Iene, per dire dove che siamo. No. Già le 7, ciao. Adesso le 7 sono. Sì, dica, sono le 7, che noi siamo ancora in fase di sviluppo del filmato. Dica, abbiamo trovato le difficoltà, che non abbiamo fatto tutto quello. Mi sta a contare che abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto. Anche la batteria non mi va più bene. La batteria è scaduta. No! Questa è l'ultima ripresa. Quello è finito. Questo è finito, poi il prossimo anno quelli che sono in quarta faranno l'operazione di spoccatura, l'operazione terminale e via di seguito. Ogni anno su. Quindi vedete, sono nominate e ogni giorno aggiorniamo di quante, sì, quante calano, eccetera, eccetera. Sì, una cosa interessante è il QR code, sì, come sì, si chiama, lì, è quello con l'applicazione, andate sul sito, esatto, c'è scritto tutto sotto le descrizioni, sì, 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 è fatto. E dopo ci sono, evidentemente, per i ragazzi che hanno fatto tutto, ci sono il magnum, eccetera, magnum, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sì, è solo non va bene perché è quella della piccolina, non va per dire il percorso completo. Una cosa che c'è da dire, è stato fatto proprio dal Vignoli, che sì, questo istituto è intitolato Vignoli, sì. È stato fatto da lui, e anche questo color verde, che qui c'è la cartina di Gradisca, sì. E in verde si nota il nostro istituto, sì.
E poi c'è il perimetro della fortezza di Gradisca, che sì, è sì, sì, no? Sì, per unire sempre sì, Gradisca con la scuola. Il colore è il verde veronese, che è un colore proprio trovato dal Brignoli, che ha mescolato, elaborato lui. Ha fatto una mistura, dai. Sì, sì. Ma che fa lui, no? Ha fatto una mistura. Questo è il percorso. Dai, cerchiamo questa è la produzione cerchiamo particolare. Ma il crimine dove deve andare il crimine? Ma c'è da fuori che Luca ci ha amato un momento lì a... No, no, ci siamo partiti dare. Grazie alla... alla un, diciamo, un finanziamento della Fondazione Carico di Gorizia. Sì. E ci siamo appoggiati a una cantina molto importante del territorio, che è la cantina di Algori, di cui il direttore tecnico. Sì, ma col telefono. Pronto? Adatto proprio a seguire. Vieni giù in cantina, non te salvo che sei. Aspetta che vengo fuori. Ma mi non te vedevo, Perché qua ne ha dato spiegazioni. Ne ha dato spiegazioni dettagliate qua, Questo se fa dentro non farsi le bottiglie, no? Filmati qua, filmati. Cioè, ma l'accesa una volta qua. L'accesa era della. Questi sono. L'accesa era della Brescia. Sì, volantini. Volantini. No, perché dall'altro lato, perché c'è ancora l'altare. Con i. Sì, sì. Con i giudizi anche con le scritte. Sì, perfetto. Con le impressioni dei ragazzi che praticamente hanno lavorato. Per cosa è stato controllato che viene messo in vendita con tutti i crediti, insomma, in modo che loro sappiano. Tra l'altro in vendita tutti allora, prendiamo almeno una testa, no? Una, sì, due, sei bottiglie, dai. Sì, sì, sì. L'unica cosa me le posso dare così. Così le portiamo via noi. Così o con la. Così. E devi chiare per appoggiarlo? No, no, no. Tu ti assaggiarlo a chiave, tu per assaggiarlo a chiave. No, dovete, molto freddo, non posso fare il fuso. Due, non ha la temperatura, cioè un peccato di Dio. Sì, perché adesso non ha temperatura. Se lo lasciate lì. Dico una cosa, siete all'esposto, mi sembra di sentire, di vedere, il museo di Sua San Michele, no? Che è sempre chiuso. Voi siete nominatissimi adesso, sì. Ma siamo aperti durante l'ora. Uno passa di qua a casa, non c'è un bicchiere per dare un bicchiere. No, perché non è una messita, è una scuola. Non è che se va nelle altre scuole le trova aperte. Vabbè, ma il vino lo fate voi, lo comando. Sì, no? Sì, sono d'accordo con lei. Se lei viene dalle 8 alle 14... Facciamo un assaggio. Abbiamo anche la frutta, la verdura. Può venire quando vuole. Ci date una scatola di 6 allora. Vediamo questa, così. Sì. Crimi, tieni una bottiglia in mano che faccio la foto delle Mopoli. E il divisore? Fermo lì? Sì. Sì, ma non c'è una brutta faccia per perfetta, perfetta. Sì, per quello, quelli che in bottiglia preparano tutto, ma adesso non ci sono, non sono messi. Io resistevo per gli altri. Allora, facciamo così, mettate. Dopodiché, visto che lei vuole venire a trovarci nell'orario, lei troverà verdura, frutta, no, anche... miele, succo di mele, il bianco, il rosso, le damigiane, no, ma lei mi spiega tutto, vediamo tutto. Lei mi spiega tutto a poco. Paga, paga tutto dopo, lei paga 6 bottiglie. 12, 4, cosa 12, 4, 6, 48, 72, 72. Ecco, ciao, allora. Ciao, lascia che lì così, dai, metti via questi, lascia che 75, no? Tanto meglio, Basta, a posto siamo qua. A 4,50. Siamo a posto. Mo pagami il crimine qua, dai, qui. Se è giusto, lascia lì. Ma cui va il vino? C'è una bottiglia a parome. Dai, lo beviamo a casa tua, dai. Lo deve mettere in freddo. Se lo lasciate lì 2 anni, non può far altro che migliorare. Perché questo il topo lo può raggiungere al 4-5 anno. È un vino che deve essere laureato, sa? No. E se è laureato. E qua si è laureato anche dopo di noi questo. Sono ferito. Ma senti, Crimi, tua mamma cosa ti ha detto? Sì, della scuola per te, cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto tua mamma? Mamma mi ha detto. No, perché ho detto, vi ho tenuti. Non so. Dov'è lo scotch?
Buon, dai, ma combiniamo lo stesso. Ma dovete dirlo sotto, sì, eh? Sì, sì, sì. Non avete neanche lo scosso da no, venga sì, quando ce l'abbiamo, ma è di là. Ma se senta, facciamo una cosa, teniamo una bottiglia a testa. Sì, no, è vero, è più sicuro, è più sicuro. E così ritorni anche. Guarda qua, dopo domani fai scontrino, tieni tutto, sai? Ci tengo questo. Dai, una bottiglia a testa. Tu tengo tutto? Sì, e domando faccio che cosa fa. Allora. Chi è l'Emo? Allora, così, buono, una. Sì, io sarei. Sì, sì. Una, sì, perfetto. Una, due. Buon, tira fuori un'altra bottiglia, sei bottiglie, no? Sei bottiglie, sì. Allora, Emo era la famiglia veneziana. Tutto a cui doveva essere dedicata la città di Gradisca, cittadina di Gradisca, esatto. Per cui è stata una scelta all'interno della popolazione se chiamarsi Gradisca o Emopoli. Esatto. E il nome Emopoli gliel'abbiamo dato noi al vino, abbiamo risolto. Infatti se voi andate in centro c'è un caffè bar certo. Si chiama Emopoli, è da quella per volta, lo stesso certo. Motivo. Ma di dove è lei? Io sono della provincia di Pordenone. Ma è lei, hai letto? Dice no. Noi che siamo nati Gradisca. Avete letto il libro una, di due, Re Giancarlo? Anche un'altra bottiglia. Manca un'altra bottiglia. La troviamo qua? No, no. Io tra ho il cognome che è Gradisca, si chiama il cognome, non è molto Giancarlo. Chio. Nel senso del mio cognome, metti in altre che qua è proprio Zancani come quel capitano un'altra bisogna che prendere che durante l'invasione ah sì quel famoso esatto. Che sembrava sì. 5-6 Zancani Andrea Zancani non prese i dovuti provvedimenti per salvare Gorizia e Gradisca dalle scorribande dei turchi al tempo della Repubblica di Venezia. Quindi non so se era un mio antenato o meno, però dopo 400 anni ci sono arrivato anch'io qua, 430. Io questa storia non la so, però c'è scritto sulla fusta. Zancani, questa a tirare giù, sono un ipocasta, no? Vai guardando. Se lo conosco. Una freccia che non era fatta, l'ho tirata giù. Tirata giù te. Una parola. 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. 2 lei le ha no, beh, ma siamo in 5 noi, quindi mica sono, dovrei essere più vecchio. Li uso per la moto. E usa per la moto, per la moto. Sì. Se restiamo senza benzina. Va bene. Quella lì la sto su Italo. No, ma l'Italo sta filmando. Mettete che a 2. 5 e 6 con questo. Mettete che a 2. Sì, va bene, ma... Attenzione. Sì, uno deve portargene 2, se siamo in 5. Scusa, prova a fare un po' di matematica. Se siamo in 5, abbiamo 6 bottiglie. Uno dovrei avergene 2. No. No. Te che ragione, ma, so. Ma adesso che ne ho 3 però non torno mai conto. Vuol dire che uno è senza. 6, ma ne ho 6. Sì, volevo far bella figura invece. No, 3, 4, 5. Invece una ne tazza però. Sì. Signori, è stato un grandissimo piacere. Siamo in macchina. Arrivederci. Ma può venire anche qua, se arrivi. Mandi, grazie. Ciao, grazie. Grazie, e scusate la nostra impressione che che razza da fare? Sì, non mi capisco, ho tanto come te scusa. 6 bottiglie? Va bene, ne abbiamo tolte 6, non comprai 6. Abbiamo lasciato anche 3 euro che mangia. Ah, pensavo che avessi comprato 5. No, 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 non comprare 6 bottiglie, dai. Una testa al crimine che ne lasciamo 2. Ah, ho capito. Qua, posso partire? Qua siamo davanti alla scuola elementare di quei tempi. Di quei tempi. Di quei tempi. Noi partivamo dal collegio e venivamo a piedi ogni giorno fino a qua, a frequentare le elementari, fino alla quinta elementare. Adesso scuola statale. Adesso scuola media statale. Adesso scuola media. Mentre allora era scuola elementare. Qua siamo proprio nella facciata frontale. Sì, solo dal 1914. Nel 1914 sotto il Francesco Giuseppe Francesco Giuseppe la fatta Loris
gli austriaci, il regime austro-ungarico, giusto? Sì. Adesso noi faremo il giro, attenzione che arriva l'ambulanza, facciamo il giro di qua. Adesso andiamo qua che facciamo il filmato sul retro dove vediamo dove era la mia aula fino alla quinta elementare. Andiamo di qua. Vieni, vieni, di qua. La mia aula era qua. Ah, c'è anche il cancello aperto. La mia aula era lì. Sì, questa era la mia aula. Fino alla quinta elementare. Lì. Questa. E qua era il giardino che... per la ricreazione naturalmente. A quel periodo era addirittura l'istituto agrario, l'istituto era commerciale. Commerciali. Commerciali. Sì, sì. Commerciali. Le commerciali era qua, questo palmeggio. Bene. Non è altro qua da fare. No. Poi la palestra. La palestra, vabbè. La palestra qua. Comunque il complesso delle scuole elementari. Che tocca la Rai, senza tagli! Perché se c'è un che si chiama Giuliano Salvador. Sì, quel che fa. Quel che c'è sul meteo. Ma doveva affrettare, grazie di un po' subito, invece da che lì di appunto. Anche lì non si andava bene. No, sì. Eh sì, non potevo contraddirlo. No, la parte giusta, se era sto qua non si doveva fare votare. Sì, lui sì. Lui. No, non ha avuto niente. Come si fa a fare con lui? Lui è il farà ben le misture, però la lingua... Oh, Dio. La mistura ben... ragazzi, bon. Andiamo giù in cantina. No, aspetta, fammi una bella fotografia qua. Ah, però col sol contro bisogna che vado la via. Una bella fotografia, con ma siamo sempre qua, che casino qua dentro. Sì, Baco, questo che vuol dire qua? Baco Hotel Clinto Uvalle. Cosa che vuol dire? Baci me! Non l'ho scritto così, Baco Hotel Clinto Uvalle. Una roba canetta e taglio, non te vedi? Sì, ma figo, vai, tutte le sue robe. Dopo l'ho convinto, no. Era una scritta. Ma che ha perso tutto il suo potere. Sì, no? Sì, finire. Cos'è Bacco? Bacco, se un vin. Con la capra, sì. Sì. Ma no, è strano che mi dice. L'hotel anche su un altro vin. Un altro vin. E il Clinto. E il Vinco. Uvage. Uvage. Che sarebbe la mistura? L'uvage. Mistura. Aghe padre. Tante aghe. Nel frattempo vado la gara, vai piccere mia madre. Donna, che brava. Lui va via, Minzon, che lava tutte le robe qua. Sì, io. Santa donna. Aghe.
Che in bottiglia, che fa tutto sta che imbroglio un po' la verità. Io metto l'etichetta che fa tutto con la macchina. Insomma, scrivi l'etichetta del vino. Tutto, fa tutto, diamo. È buona l'acqua adesso. È buono il vino, ma è buona l'acqua. Siamo partiti col bicchiere di vino e siamo ritornati con l'acqua. No, no, siamo come una gallina. Sì, che ti fa scrittore. Vedi quello che viene in mente? Poeta? In mente. Ma sì, ma cosa? Scrivi gradisca di Sonzo. Sì. 9 giugno 2015. Addì, 9 giugno 2015. Addì, 9 giugno. E dopo? E dopo sotto ti scrivi. E dopo sotto ti scrivi. Allora, e dopo prima... so... spazio per le firme però. Sì, e dopo sotto ti scrivi vincere. Bravo. E vinceremo. Bella gradisca però. Mi dispiace comunicare, l'ho scritto io quella lettera, perché fa la pesa di Sagrado, non possiamo andare più a pesare nella pesa pubblica di Sagrado perché è stata invasa dai titini. Dai titini. Quanti sono oggi? Quanti abbiamo oggi? Che meno 10, siamo 10 oggi. E dopo sotto vincere. Quanti siamo oggi? 9 10 09. Era già finita l'epoca. 09 06 2015. Sì. 2015, ecco, sotto facciamo le firme. Però amici per sempre. Ma dove che ti hai scritto amici, Roberto? Dove che ti hai scritto amici per sempre? Tu sei stio. Ma non te vedi? Ti hai scritto ami per sempre. Leggi bene, leggi bene. Ah, amici e la R, dove che la sei la R? Ma, otto, ma leggi bene, leggi. Amici per sempre. Brucio la R, il cinesto bruci la R. Vieni qua pure mia mamma. Io mi ecco. Mi faccio un caffè, tu la sei, tu sei fuori, fatemi odi. Ben fuori sul barcone che ha ripreso sotto lui. Ma io era mica già con le sue di godine. Firma qua. Dammi. Ciao, fino a questo. No, però se che... Uè, le firme qua, ragazzi. Ho le firme qua. Ma dovevamo farlo, vabbè, su ogni... Basta, no, su quella originale. Su quella originale, no? Quella lì rimane come. Ma anche le signore. La team crime. E noi siamo le mogli degli amici per sempre. Bravo. Siete le mogli degli amici per sempre. Però al pomeriggio non ce ne stai tanto, no? Un lampo. Saremo un'ora e mezza al megadeto. Sì, gli ho telefonato prima dicendogli che ho degli inconvenienti, che il filmato è molto difficile. Il regista che... Ma che le mogli, dai, avanti. Sì, sali. E cosa ti ha risposto? E va bene, a che ora arrivi? Non lo so, quando che arrivo. È una santa donna. Cammina per le strade deserte, cammina con la pace nell'anima e libera, nessuno può fermarla, ha deciso di non amarmi più. Furtivamente accarezzo la sua ombra, ma non ho più il diritto di toccarla.